Questo episodio è offerto da Photosì. Cora. Premessa. I 61 miliardi di aiuti americani all'Ucraina sono ancora tenuti in ostaggio dai repubblicani al Congresso. E i 50 miliardi di aiuti europei all'Ucraina sono ancora tenuti in ostaggio da Viktor Orbán. Ma è successa una cosa. Secondo il quotidiano economico turco Economim, ci sono segnali dell'inizio di una paralisi delle esportazioni dalla Turchia verso la Russia. E il problema sono le banche. Anche alcuni media russi hanno detto la stessa cosa. Stanno insorgendo problemi nuovi con i pagamenti alle banche turche e cinesi. Insomma, queste banche rifiutano i rubli o chiedono di aspettare. La Turchia e la Cina non sono due paesi qualsiasi per Vladimir Putin. Sono i principali amici che permettono alla sua economia di guerra di continuare a rifornirsi, nonostante le sanzioni occidentali. E trattano da soli più della metà delle merci importate da Mosca. Ora, non possiamo avere la certezza su quale sia la causa di queste novità, ma sappiamo cosa è successo alla Casa Bianca alla vigilia di Natale. Joe Biden ha firmato l'ordine esecutivo con cui impone le sanzioni secondarie all'economia di guerra di Putin. Attenzione, all'economia di guerra, non certo alle importazioni di cibo, di medicine, di vestiti o di giocattoli. Ora, la dicitura sanzioni secondarie suona scialba rispetto a sanzioni primarie. Eppure, definisce quelle che fanno più male. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Non ridurti all'ultimo. Per San Valentino fai un regalo speciale alle persone che ami. E non c'è nulla di più speciale che un fotolibro creato con i momenti più belli della vostra storia. Con l'app di Photosì è facile. Scegli le foto, personalizzi il prodotto e in pochi giorni arriva a casa tua. Scarica l'app Photosì e stampa le tue emozioni. Trovi il link in descrizione con un codice sconto. Putin ha finora subito soltanto sanzioni primarie che sono relativamente facili da girare. Esempio, a marzo del 2022, quando l'Occidente ha deciso le prime punizioni all'economia russa per arginare la produzione bellica, le esportazioni dal Kirghizistan verso Mosca sono decuplicate istantaneamente. Qualcosa di simile su scala ridotta è successo con le esportazioni turche, azere, armene, georgiane e emiratine. In sintesi, i beni europei facevano un giro contorto e lungo, ma sia pure in quantità minore, continuavano ad arrivare a destinazione. Ecco, il problema delle sanzioni primarie è che impegnano soltanto i cittadini e gli enti dei paesi occidentali, ma non sono in grado di fermare davvero le triangolazioni. Quelle secondarie invece stroncano proprio i terzi che permettono a Putin di continuare a rifocillarsi di calcolatori, di circuiti integrati, di sensori e di tutto ciò che gli serve a fare la guerra. I terzi, quelli che permettono le triangolazioni, sono soprattutto le banche turche e cinesi di cui parlavamo all'inizio. Soltanto le sanzioni secondarie terrorizzano le banche che operano le transazioni internazionali e il motivo è semplice. Gli istituti che violano le sanzioni primarie vengono puniti con le multe. In passato è capitato a BNP per 9 miliardi di dollari e a Unicredit per 1 miliardo. Ma non rischiano di essere estromessi dal sistema finanziario degli Stati Uniti. Se violi le sanzioni secondarie, invece, vieni automaticamente buttato fuori dalla porta del sistema. La storia degli ultimi 15 anni di punizioni economiche all'Iran, alla Libia, alla Russia e alla Corea del Nord ci dice che l'avversione al rischio di prendere una multa per le banche internazionali è imparagonabile all'avversione al rischio di essere cacciati dal sistema finanziario statunitense, che è un'avversione totale. Il presidente russo ha sempre saputo che il suo vantaggio nella guerra in Ucraina sarebbe stato il tempo, ma forse non proprio tutto nel 2024 andrà come il Cremlino ha previsto. L'ordine esecutivo di Biden è in buona sostanza una versione aggiornata di quello che firmò Barack Obama nel 2012 e che riguardava l'Iran.
In quel momento, con un tempo di reazione rapidissimo, l'economia degli Ayatollah subì la peggiore recessione dagli anni in cui il paese era in guerra, invaso dalle truppe irachene di Saddam Hussein. L'Iran nel 2012 era già sotto sanzioni, come lo è la Russia oggi, ma furono soltanto quelle secondarie a spaventare gli istituti di credito non occidentali che in quel momento si sottrassero in massa, paralizzando l'economia di Teheran. In quel momento vennero meno molte delle triangolazioni che permettevano all'Iran di continuare a comprare le stesse merci di sempre. 3 anni dopo gli Ayatollah vennero a patti con Obama, accettarono di rinunciare formalmente a un programma atomico militare e diedero accesso alle proprie centrali all'Agenzia Internazionale per il Nucleare. L'economia russa oggi non è in salute. Si è ridotta del 5%, ha perso centinaia di migliaia di lavoratori tra le fughe dal paese, soprattutto lavoratori del settore high-tech, come ha ammesso lo stesso governo russo, e la mobilitazione. E gli incassi del settore energetico sono crollati del 40%. Questi sono i danni della guerra e delle sanzioni primarie, ma Mosca non è ancora mai stata sottoposta al test di quelle secondarie. La Russia oggi è nella situazione in cui si trovava la Repubblica Islamica dell'Iran dopo il 2008 e prima del 2012. Per far funzionare la sua industria militare dipende dalle esportazioni indirette dall'Europa che passano per esempio per la Turchia e poi dalle esportazioni cinesi. Se si guardano i grafici delle importazioni iraniane per componenti meccaniche e tecnologiche, quelle che si usano per produrre le armi, si vede che il 2012 è un anno spartiacque. Tra il 2008 e il 2012 le merci europee si riducono, ma vengono progressivamente rimpiazzate da quelle cinesi. Nel 2012, dopo l'ordine esecutivo di Obama che impone le sanzioni secondarie, crollano anche quelle cinesi. In quel momento le banche emiratine, turche e cinesi, che avevano fatto grandi affari con Teheran fino al giorno prima, decisero che non valesse più la pena arrischiarsi con gli iraniani accettando i loro soldi. Le sanzioni secondarie sono automatiche. Non richiedono investigazioni e procedure burocratiche per inserire un istituto di credito nella lista nera delle banche sanzionate. Basta che l'istituto in questione entri in contatto con la banca centrale russa, con un'azienda pubblica strategica russa, con una banca russa pseudo-privata che però vende al Ministero della Difesa, perché l'istituto finanziario venga messo fuori dalla porta del sistema finanziario americano, che per il momento è ancora, nei fatti, quello mondiale. Non abbiamo ancora visto gli effetti e i proiettili d'argento non esistono. Ma se dal 2024 i rapporti delle banche con la Russia saranno trasformati come lo furono nel 2012 quelli con l'Iran, il danno imposto alla macchina bellica di Putin, cioè il ridimensionamento della sua capacità di fare male, varrà comunque centinaia di miliardi. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Cecilia Sala. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Simone Pieranni. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello. La producer è Monica De Benedictis. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.